Io non ho moltissimo da aggiungere, da dire in questa conferenza stampa, perché chi segue un po' l'attività del Ministero della Gioventù capisce come questo spazio, questo luogo sia la rappresentazione fisica, materiale, di quella che era una delle essenze stesse dell'esistenza del Ministero della Gioventù. Cioè noi delle volte abbiamo detto, parlando un po' anche tra di noi, con lo staff, che il compito del Ministero della Gioventù era anche un po' quello di fare, diciamo così, l'agenzia, quello di fare anche promozione di questa generazione. E così siamo stati negli ultimi 2 anni e mezzo a ripetere in maniera addirittura, insomma, delle volte un po' stancante, che tra le tante ingiustizie che questa generazione deve subire, quindi l'ingiustizia di essere la prima generazione nella storia della Repubblica che ha una realtà peggiore di quella che avevano i propri padri, l'ingiustizia di ereditare un sistema che ti chiude gli spazi invece di aprirli e di vedere anche quelli che ti hanno consegnato quel sistema a dirti che cosa manca a te, eccetera, eccetera, c'è la grande ingiustizia della comunicazione. Noi apriamo i telegiornali, tutto quello che c'è di brutto di questa generazione, il singolo episodio diventa il simbolo per tutti, per cui questa generazione in questo tempo viene raccontata attraverso la vetrana e attraverso il tizio che ha dato un pugno in faccia alla la povera signora e l'ha uccisa nella metropolitana, cioè diventano i simboli di una generazione, e nessuno racconta mai, a nessuno interessa, non fa notizia, come se questa realtà non esistesse, quello che voi vedete, che noi abbiamo tentato di rappresentare qui e che chiaramente è solamente una fotografia. Noi qui raccontiamo 200 storie, abbiamo, e voglio ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e tra loro soprattutto quelli che hanno setacciato l'Italia alla ricerca di tutte queste storie e alla ricerca di un incastro che consentisse a queste storie di essere complessivamente rappresentative della nostra idea di talento. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo anche ai ragazzi e alle ragazze che sono seduti qui sul palco con noi, che sono i testimonial di questo evento, ciascuno di loro portatore di un talento particolare.